alla fine poi del nostro incontro ancora più simpatico è stato il poter parlare un attimo di quell'esperienza drammatica per quei tempi, della mia intervista con un relativo documentario fatto a Cassino, Monte Cassino anzi, dal titolo Cassino anno zero per l'Italia, che mi ha in qualche modo fatto così sentire un po' della famiglia, ecco. Poi per il resto i complimenti per questa città, che in periodo di crisi, quando tutto ormai viene devoluto al criterio dell'utile, del pratico, del conveniente, di ciò che serve in definitiva alla famiglia ogni giorno, riesce a trovare il tempo e l'interesse per questioni come queste della cultura, che si manifestano attraverso un'iniziativa che tiene in piedi degli incontri con persone che possono in qualche modo intrattenersi o intrattenere l'auditorio intorno a problemi di carattere generale in cui siamo tutti coinvolti. Io ho trovato qui una rispondenza, una serietà anche nelle domande che mi sono state rivolte, che mi ha molto lusingato sulla capacità della gente italiana di vivere questo momento difficile. Questo significa che abbiamo dei sentimenti, degli interessi, degli impegni e una dignità, un decoro che hanno la natura per durare, e questo ci conforta per il domani.